Questo è il David di Michelangelo. Cari genitori americani, che avete licenziato la preside che aveva mostrato ai suoi allievi questa statua e avete definito il David di Michelangelo pornografia. Certo, il David mostra al mondo da 500 anni le sue grazie. Quindi avete pensato che fosse osceno e non adatto ai vostri figli minorenni. Invece, secondo me, non avete ben chiaro né il significato del David, né perché il David è nudo. Ascoltate la sua storia. Un pezzo di marmo enorme se ne stava chiuso da anni dietro il Duomo di Firenze. Nessuno voleva scolpirlo, perché era fragile e poroso. Finché un giovane di 25 anni, con il naso rotto e le mani callose, di nome Michelangelo Buonarroti, accettò la sfida. Scolpì il David. Divenne il simbolo della piccola Repubblica Fiorentina che sfida i grandi nemici come il papato e l'impero, il gigante Golia. Lo sguardo fiero e concentrato guarda il nemico senza paura, prima di colpirlo. Il David è Firenze. E come Firenze non ha paura. Per questo la statua doveva essere nuda. Ma non lo capite. David è nudo perché è vestito solamente della grazia di Dio. Non ha bisogno di nulla per sconfiggere i suoi nemici, perché Dio lo protegge. Non solo doveva essere nudo, ma doveva anche essere bello. A Firenze nel 500 c'era in atto il Rinascimento. Artisti, pittori, scultori, eruditi ricoprirono la bellezza e l'armonia classica della cultura greca. Liberarono l'uomo dalle superstizioni del Medioevo. Lo rimisero al centro, nudo, e lo portarono nella modernità. Il David era figlio di Policleto e di Fidia, del canone greco e del classicismo, del Verrocchio e di Donatello. Altro che pornografia. Michelangelo lo finì nel 1504. Dopo 3 anni di lavoro. Quando i fiorentini lo videro, capirono subito che era la statua più bella del mondo. Sapevano che sarebbe stato il simbolo eterno della bellezza maschile, come la Venere di Botticelli, anch'essa nuda, di quella femminile. Nacque subito una disputa su dove collocarlo. Fu creata addirittura una commissione di esperti di cui facevano parte Botticelli e Leonardo da Vinci. Il problema per i fiorentini di allora non era nascondere le nudità, ma trovare il luogo migliore per mostrare il David al mondo. Mica come voi bigotti americani di oggi. Alla fine fu scelto Palazzo Vecchio. Per portarlo dal Duomo a Piazza della Signoria ci misero 4 giorni. Il David per 4 giorni camminò per Firenze e per i fiorentini fu una festa. Se potessi scegliere un giorno, un solo giorno, per tornare indietro nel tempo, sceglierei proprio quel momento là, quando il David, nudo, camminò per le strade di Firenze. Anche oggi il David cammina e ci ricorda che il mondo va riempito di bellezza e di armonia. Siete voi americani, voi Golia, che avete inventato l'industria pornografica, che avete inondato di immagini oscene TV, cinema, pubblicità e web. Noi invece
abbiamo inventato il Rinascimento e sfideremo sempre, senza paura, chi come voi vuole tenere l'uomo nell'ignoranza e nelle tenebre. La verità è nuda. La menzogna si nasconde come l'ignoranza.